Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. È una continuazione della recensione della Sony che, se non l'avete ancora visto, è uscita qualche giorno fa. Potete cliccare qua, andare in descrizione, insomma la trovate in giro sul canale, per parlarvi di un accessorio fondamentale che molti di voi mi chiedono quale acquistare, cosa comprare, perché comprarlo. Io ve ne parlo in questa sorta di continuazione della recensione della Sony. L'accessorio di cui vi sto parlando è questo coso qua, questa sorta di adattatore, è effettivamente un adattatore, è un Comlight ed è un adattatore autofocus per gli obiettivi EF NEX. Gli obiettivi NEX sono gli mount della Sony, gli obiettivi EF sono quelli di casa Canon. Principalmente cosa serve questo oggetto qua? Serve per collegare la vostra Sony agli obiettivi Canon. Perché io ho acquistato questa cosa qua? Uno, avevo già due obiettivi di casa Canon e ho acquistato il terzo poco tempo fa. Tre, purtroppo, come ho detto anche nella recensione, Sony non offre tantissime ottiche nel proprio parco, quindi se uno vuole utilizzare qualche ottica Canon o comunque di terze parti che non sia Sony, ha per forza bisogno di un adattatore così. Perché ho preso un adattatore con un sistema elettronico? L'ho preso principalmente perché vi permette sì di controllare l'autofocus, che vi dico già subito non essere così veloce, ma lo vedremo dopo nei test dedicati, sia soprattutto di controllare l'apertura e la chiusura del diaframma, cosa fondamentale perché gli adattatori che non hanno sistema elettronico hanno un'altra ghiera del diaframma che vi fa perdere un sacco di qualità ed è veramente odioso doverli utilizzare quando ci sono questi qua che conservano elettronica. L'adattatore costa circa un poco meno di 100 euro, non è il Metabones Speed Booster che è quello più consigliato di tutti, che ne costa circa 1000, che però ha funzioni come la riduzione di uno stop e soprattutto cambia il formato della, insomma fa un sacco di cose in più, ma sinceramente io continuo a dire che non ne vale la pena, salvo eccezionali casi, di acquistare lo Speed Booster quando c'è questo qua che è veramente veramente fantastico e costa un millesimo di quello che costa l'originale. L'adattatore è veramente molto semplice, la sua funzionalità è molto ridicola, quindi funziona praticamente come una seconda macchina fotografica. Voi installate la vostra ottica Canon e successivamente installate la vostra ottica sulla Sony. Ecco, e la vostra macchina funziona tale quale a prima. L'autofocus, come vi ho detto, non è così performante, però a me sinceramente non serve, anche perché la uso principalmente per adattare ottiche da mettere sulla steady. Sulla steady il fuoco non posso controllarlo, quindi è inutile. Il fuoco automatico, che funziona invece sulle ottiche di serie Sony, non funziona, e se qualche volta prova a funzionare funziona davvero male. Però appunto, secondo me è eccezionale per tutti coloro che magari fanno cortometraggio, quindi il fuoco devono controllarlo comunque a mano e vi viene molto molto semplice davvero. La cosa che più mi ha fatto comprare questo adattatore è il fatto che le ottiche non perdono di qualità. Io sinceramente non noto assolutamente una mancanza di qualità nelle mie riprese, e nei foto video test indicati che vedete tra poco vedete un confronto tra il 1650 e il 1740 della Canon per farvi vedere che non cambia praticamente assolutamente nulla di differenza. L'acquisto è consigliatissimo per tutti coloro che hanno magari già un paio di ottiche della Canon e vogliono continuare a utilizzarle senza doverle vendere, e per tutti coloro che magari vogliono spendere un po' di meno, comprare appunto ottiche non Sony che costano davvero tantissimo e vogliono invece utilizzare ottiche vecchie o ottiche vintage magari con altri adattatori. Quindi non preoccupatevi, potete utilizzare altri adattatori sopra questo adattatore qua. Ultima nota ragazzi, la costruzione è davvero solido, costruito bene e soprattutto senza eccessivi, cioè non ha, e soprattutto non ha, come vedete da qua, movimenti strani piuttosto che parti che non aderiscono bene. È davvero fantastico, si adatta su tutti i sensori e-mount, quindi funziona sia per la Sony A5100 che per la 7S, la 7R, insomma per tutti coloro che adottano innesto e-mount funziona alla grande. Niente, ho detto tutto, passiamo a quelli che sono un po' di foto video test dedicati con questo adattatore per farvi vedere la velocità di messa a fuoco, che purtroppo non è performante, ma soprattutto per farvi vedere che le immagini non perdono assolutamente di qualità.
questa breve recensione dell'adattatore Comlight, che vi permetterà di adattare le vostre ottiche Canon e inserirle sulla vostra macchina Sony. Finisce qui, è stata molto veloce, ma appunto in molti me l'avete chiesto di parlarne, quindi questo è l'adattatore che io consiglio. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, sostenete il canale e la serie di recensioni acquistando i vostri prodotti sui link di Amazon che vi lascio in descrizione, in questo modo possiamo fare insieme anche altre recensioni. Se vi è piaciuta, mettete un bel mi piacione, aggiungete le preferite, fatela vedere ai vostri amici e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao belli!